mancava Vate, mancava Alex, Muntolio e De Jong, quindi quattro giocatori molto importanti, ma adesso ancora le emozioni sono violente, però io direi che ci sono, guardiamo le cose positive, al di là di commentare le partite che è inutile, tanto è finita 1-1, poi che meritassi di vincere, di perdere, poi in verità si è pareggiato, però io guardo il bicchiere mezzo pieno e dico che ho visto un buonissimo Ramiro Terzino, un grande crescita De Sciglio, bene. Bene la coppia centrale, Mexès, ma anche Zapata, Mexès sta facendo molto molto bene Bonaventura soprattutto quando è andato a sinistra, bene Onda quando è entrato, insomma ci sono tante cose da ragionare, da ripensare, da vedere, questo 4-2-4 perché l'abbiamo visto sulla palla iniziale che era un 4-2-4. Assolutamente, Zema ne mette 8 addirittura sulla linea del centrocampo, ma certamente avevamo 4 attaccanti, quindi bene, guardiamo con fiducia il futuro. Enes è giocatore di classe purissima.